dodicesima giornata di campionato Serie D, girone F. Si incontrano Campobasso e forse Impronese. Maldonado, il traversone, la testa di Di Nardo, poi c'è stato l'ultimo tocco, non la tiene in campo Battisti con qualche protesta, poi la conclusione di Battisti, Esposito non perfetto, si lamenta Bonacci. Di Nardo prova ad infilarsi in mezzo, di attenzione Di Nardo, Di Nardo, la parata di Marcantonini, la parata di Marcantonini. Fischio il direttore di gara, Battisti prova la conclusione a girare, ovviamente Rasi per Mengani, Mengani la mette direttamente in aria, serra di testa, occhio Lombardi, l'ha presa Marcantonini, l'ha presa, non iniziamo a fare queste parate. Conti, la conclusione di Conti, brivido, Maldonado cerca il lancio verso Di Nardo, è buono Di Nardo, controlla il pallone Di Nardo, Di Nardo prova per la conclusione debole dalla bandierina e qui ci rivolgiamo ai soliti santini dell'area di rigore, Gonzales, Nonni che si infilano, Maldonado, Nonni! Occhio di Maldonado su, no, cartellino rosso, Campobasso in 10, doppio giallo, una maglietta bianca nella metà campo del Fossombrone. Rasi, grande corsa di Rasi, bravo Ale, vai Ale! Che gol ha fatto Rasi, che gol ha fatto, poteva mettersi davvero nel peggiore dei modi questa gara con l'espulsione di Maldonado, il raddoppio di Rasi, serra la conclusione dalla distanza, Esposito, Fagotti lo scarico, siamo con un uomo in meno ma ovvero strenua difesa dei rossoblù. Uzzo direttamente in area di rigore, occhio Fagotti, Esposito adesso effettivamente sta spingendo parecchio il Fossombrone che entra in area di rigore, la conclusione Nonni, calcio d'angolo, Battisti largo per Calvosa, Rasi, vai Ale, via, allontana Serra, calcio di rigore per il Fossombrone, che finale di gara, punti contro Esposito, la rincorsa del capitano, 2-1, accorcia le distanze il Fossombrone con Conti, vince il Campobasso 2-1, le reti di Nonni e di Rasi, 3 punti fondamentali, prossimo appuntamento col Vasto Girardi.